Buongiorno, questo vlog inizia così, parlo piano, farò le presentazioni dopo. Comunque, oggi voglio portarvi con me in un posto che sicuramente tutti avrete già visto, tutti conoscerete, però è tipo la seconda volta che ci vado da quando l'hanno rifatto, poi capirete. E quindi vi porto con me perché sono da sola, devo prendere un regalo e quindi mi farete compagnia voi. Però c'è gente e mi sento in imbarazzo, quindi ci vediamo dopo. Eccomi ragazzi, sono a Bologna e cioè, in realtà devo andare in un altro posto, non devo andare qui a Bologna, andare... dopo vi faccio vedere. Comunque vi volevo far vedere questo posto qua dietro, perché siccome dovevo scambiarmi dei contanti che mi serviva della moneta che io non ho mai, e ho preso una rosetta con la mortadella, perché questo posto io l'ho visto un sacco di volte, sempre questo posto qua a mortadella, e non ci ho mai mangiato, però l'ho visto anche su Instagram che lo consigliavano e quindi ho voluto provare così per sfizio. Poi vi aggiorno se è buono, nel caso ve lo consiglio. A dopo ragazzi, sono arrivata. Comunque, vi faccio vedere, da qui si dovrebbe capire. Allora, spero di essere in un punto dove non c'è nessuno, perché non voglio dar fastidio e non voglio riprendere nessuno. Comunque sono arrivata, davanti a me, vedete, sono da Primark. Però prima devo andare in un altro negozio perché devo prendere un regalo. Comunque raga, alla fine dovevo trovare un negozio che non ho trovato, perché io ho convinta che ci fosse, invece no. Comunque sono da Primark, non so quanto riuscirò a farvi vedere perché c'è gente e non voglio importunare nessuno. E però magari vi faccio vedere dopo quando esco, se trovo un punto dove c'è poca gente, quello che ho preso molto alla veloce, anche perché qua c'è veramente un botto di roba. E però qualcosa lo prendo sicuramente. Ora devo cercare le cose di Harry Potter e le cose Disney per me, quindi ci vediamo dopo. Nel dubbio. Ragazzi, questo posto è il paradiso, io non smetterò mai di dirlo. Cioè, guardate la meraviglia di questa cosa, guardate, io impazzisco. Comunque raga, è mezzogiorno, quindi tra poco devo andare a mangiare. Ho preso il regalo per la mia amica, è un regalo di compleanno. Qui è la borsa di Primark, adesso dopo faccio vedere un attimo, però siccome ho preso molta roba, mi piacerebbe. C'è gente, quindi è imbarazzante filmare e farvi magari vedere quello che ho preso, e così insomma magari ci viene un video a parte, perché ho preso veramente tante cose e non riuscirei a farvele neanche vedere adesso qui. Quindi magari ve le faccio vedere così, no? Adesso vado a mangiare e vi faccio vedere dopo cosa mangio, perché sono un po' indecisa, ma come ho caldo penso di prendere un pochetto. Non so se mi vedete, ma alla fine ho preso un pochetto perché è caldo e perché mi sembrava la cosa più leggera. Anche se c'era hamburger, insomma, intanto hamburger non l'ho mai provato, quindi la prossima volta lo provo. Comunque ci ho fatto mettere, ho preso quella grande e ci ho fatto mettere riso bianco, pomodorini, tanti pomodorini che mi piacciono, zucchine, carote, solo salmone di proteina perché ho caldo e volevo qualcosa di fresco, la cipolla insieme. Lo assaggio con voi perché qua non sono mai venuta. Ah, già, è buono.
No, ragazzi, è buonissimo. Non è quello solo il salmone, ma è buonissimo. Ora mangio, poi vado, cioè tra poco faccio l'ultimo giro e poi vado a prendere il treno che ce l'ho alle 2 qualcosa. Quindi. Adesso che ho ancora un attimo di tempo, perché poi devo andare al bagno e poi al treno, faccio un giro da Tiger perché hanno delle cose secondo me molto belle. Intanto la vetrina e poi adesso entriamo e faccio vedere qualcosa di quello che c'è, anche perché adesso hanno una collezione bellissima per il Pride, quindi hanno delle cose molto carine. Andiamo e vediamo tutte le cose. Ecco, vedete qui hanno tutte le cose per il Pride, tutte le cose sono bellissime. Guardate anche, sono i tovaglioni, le ghirlande. Italia ha dei prezzi molto convenienti. Guardate questo quanto è bello. Io non so mai cosa sto inquadrando, ma va bene. Queste cose sono bellissime comunque. Giusto che andate, faccio vedere un po' le calze. Guardate il calzeringo. Piuttosto che qui. Qua ci sono i giochi da tavola, poi ci sono i ventilatori, ci sono qua i portachiavi, qui le cose creative hanno i colori, hanno dei nasi, non so perché. Comunque, guardate le cose carine che hanno. Aria. Belli questi, molto belli, sì. Come vedete hanno un sacco di roba qua, veramente hanno un sacco di roba. Però raga, non so se vi sentite ovviamente, ma credo che le buste regalo non le abbiano, quindi devo mettere tutto in quella che ho io. Questo oggetto breve qui al piano terra, visto che non ho guardato tantissimo, e poi vado. Ragazzi, questo negozio, cioè guardate tutta la roba di piscina, cioè vi prego, sono, cioè guardate questo. Vogliamo parlare di questo? Cioè ne vogliamo parlare? Il cappuccino, ne vogliamo parlare? Ti prego. Cioè, io ragazzi, posso impazzire, capì? Guardate la roba dei Pokémon. Cioè. E poi qui ci sono altri peluche meravigliosi, tipo scimmie. Cioè, guardate. Guardate. Pushin latte, cioè ne vogliamo parlare? Pushin latte. Solo che ragazzi, questo negozio costa un sacco, quindi io non prendo niente perché qua spendo seriamente un patrimonio. Però guardate anche queste, che belle. Wow, un zainetto arcobaleno è bellissimo. No, guardate questo, questo Stitch è bella, guardate qui, che meraviglia. Questo raga è il parto preferito, ovviamente. Guardate qui che belle queste, che meraviglia. Ho preso anche il caffè alla fine per mio padre, quindi sono andata anche a Carrefour. E poi sono andata anche da Miniso, che è quel piccolo negozio che c'è al piano di sotto con tutte le cosine giapponesi, e ho comprato due cose. Una per un mio amico, che appunto vedo dopo, che gli ho preso. Mi è caduta la powerbank. Gli ho preso una lattina di Pokémon che
se riesco ve la faccio vedere, perché tanto ragazzi sono solo due cose, quindi non ha senso, faccio il video a parte. L'ho trovata, non la trovavo, ho preso questa bibita dei Pokémon, perché lui è appassionato come me dei Pokémon. Io gli ho preso questa bibita e scusate, perché da Miniso sono tutte le cose giapponesi, e poi per me ho preso questa, che è praticamente la mascherina per dormire e dei Tom e Jerry, che a me piace Tom e Jerry. Quindi adesso vi saluto, poi ci vediamo stasera con la chiusura del video da casa. Sempre che dopo non faccio una ripresa magari all'aperitivo, ma comunque vediamo, nel caso ci vediamo stasera, se no dopo.